per cui anche in questo municipio ci prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti, tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, al bilancio e alla trasparenza, dopodiché... Allora, andiamo adesso qui sul palco. Vogliamo come Movimento 5 Stelle, insieme a tutti i cittadini, portare avanti l'impegno che loro si erano presi tramite comunque l'azione all'interno delle istituzioni che esercitiamo, che stiamo esercitando in questo momento al Comune di Roma, in Parlamento, e che abbiamo esercitato qui nel municipio e che speriamo di esercitare in futuro alle prossime elezioni. Questo documento è un documento che viene redatto con le nostre modalità, quelle di consultare la cittadinanza, quelle della partecipazione, quelle che prevedono comunque un controllo da parte dei cittadini sia all'interno delle istituzioni ma anche nell'operato che facciamo al di fuori delle istituzioni stesse. Un documento che raccoglie i suggerimenti che ci sono arrivati oggi ma che ci sono arrivati anche in precedenza, raccoglie istanze delle associazioni antimafia del territorio, pensiamo a DaSud comunque che ci ha suggerito tramite un protocollo alcuni punti che sono stati integrati e inseriti all'interno della carta stessa. Un patto con i cittadini, un patto che stringiamo oggi con la comunità perché vogliamo che finalmente si possa perseguire in questo municipio un intento di legalità. Abbiamo visto quello che è successo, questo municipio oggi non ha un'amministrazione, si parla di scioglimento per mafia del municipio stesso, per cui abbiamo contemplato all'interno della carta alcuni passaggi importanti, tra cui quello che prevediamo di mettere in atto all'interno delle istituzioni, con l'istituzione di un assessorato al bilancio, alla partecipazione, alla trasparenza e alla legalità, che potrà controllare in questo municipio tutto il lavoro che viene fatto dall'amministrazione, ma questi punti, potrà controllare che questi punti vengano poi messi in atto, perché voi sapete che il Movimento 5 Stelle se prende un impegno poi lo porta avanti con determinazione, perché crede che l'iniziativa politica debba essere comunque interpretata sì dalla politica ma anche dai cittadini, che devono essere presenti tramite strumenti all'interno dell'amministrazione stessa. E per questo prevediamo all'interno del documento un discorso legato alla trasparenza amministrativa. Pensiamo a una delle battaglie che abbiamo comunque messo in campo, quella della trasmissione dei consigli streaming, non ci siamo riusciti qua. Avevamo proposto una delibera, poi il consiglio comunque poi è caduto. A un potenziamento dell'URP, per cui l'accesso agli atti, i cittadini devono poter accedere agli atti, poter controllare online cosa sta facendo l'amministrazione per loro. Abbiamo previsto per gli appalti e le gare un passaggio molto importante che poi trasformeremo con una delibera all'interno del Consiglio Municipale, che prevede comunque di poter collaborare con la prefettura per un certo tipo di appalti di una certa consistenza, in modo da poter mettere poi nell'appalto stesso una clausola recessoria al momento in cui la prefettura porti un'informativa che preveda che all'interno della ditta che ha partecipato ci siano infiltrazioni mafiose, per cui un aiuto alle istituzioni, al comune, al municipio per poter poi recedere da questi contratti. Ci sono arrivati suggerimenti che prevedono che il direttore dei lavori non venga nominato dall'azienda, ma venga nominato da un organo esterno. Un altro passaggio che stiamo valutando e che comunque abbiamo inserito all'interno degli intenti della carta della legalità. Abbiamo parlato di gestione dei beni confiscati, un controllo da parte del municipio su come vengono assegnati i beni confiscati e che abbiano comunque un uso a fini sociali. Un passaggio molto importante questo. Abbiamo previsto il contrasto al gioco d'azzardo, voi sapete che oggi qui nel territorio chiudono i fornai, chiudono le attività dei commercianti a conduzione familiare e aprono slot machine, gioco d'azzardo, insomma un contrasto e un'informazione capillare su quanto sia rischioso, parliamo di ludopatia, di quanto sia rischioso avvicinarsi a questi giochi. Facendolo nelle scuole, facendolo con la società, facendolo con le associazioni del territorio, informare i cittadini. E per cui il sesto punto molto importante che riguarda appunto l'informazione della nostra comunità, del nostro municipio, nelle scuole,
nel tessuto sociale, un'informazione che preveda da parte dei cittadini un controllo dell'amministrazione, cioè rendere note ai cittadini che è possibile essere parte dell'amministrazione tramite gli strumenti di partecipazione popolare che sono previsti all'interno degli statuti del Comune di Roma, in quelli municipali, tramite comunque l'informazione che garantisce e informa il cittadino che è possibile andare a vedere sui singoli appalti cosa succede, dove stanno andando i soldi pubblici, come vengono destinati, a chi vengono destinati. Ma soprattutto un'informazione capillare per le nuove generazioni all'interno delle scuole, con i giovani, per creare un senso di comunità e un senso di bene comune, un senso che comunque preveda che i nostri giovani crescano anche all'interno delle scuole informati su che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Noi riteniamo che questo documento sia molto importante, un passaggio fondamentale, un impegno che ci prendiamo come gruppo politico, ma come cittadini prima di tutto nei confronti di Ostia, del municipio, perché quello che abbiamo vissuto in questi due anni all'interno delle istituzioni ha dimostrato che una parte importante della politica non era in grado di recepirli, non è riuscita a portarla avanti per quello che abbiamo visto, per l'intreccio politico a fini personali, perché si prendevano mazzette probabilmente in questo territorio, perché comunque la politica non è stata in grado di interpretare il senso buono dell'amministrazione, il senso buono della politica, quello che dovremmo tutti quanti insieme interpretare. Per cui il lavoro continua da parte nostra, speriamo naturalmente di poter andare il prima possibile alle elezioni per poter dimostrare, lo dico come forza di governo di questo municipio, quanto di buono c'è all'interno del nostro gruppo, un gruppo che da anni esercita su questo territorio ma a livello nazionale il buonsenso dei cittadini, il vostro buonsenso, il buonsenso che sicuramente potrà portarci lontano e potrà mostrare come questo territorio abbia tutte le potenzialità per poter essere un presidio di legalità. Grazie a tutti. Grazie. Allora, diamo adesso un spesso il palco.